Buonasera ai telespettatori di Telepatti. E questa sera a Piazzetta dell'Arena a San Giorgio di Gioiosa Marea presentiamo il libro Mariscos Frutti di Mare dell'autore che invidiamo, Fabio Ferlazzo, che prende il nome d'arte Shiva Narqua. Ciao Fabio, ti chiediamo subito il brivido della presentazione. Hai fatto altre presentazioni? No, questa qua è la numero uno, quindi sono un pochettino... Quindi ancora più in ansia, immaginiamo. Ma quest'opera è stata redatta e pubblicata nel 2008, per cui tu non abiti nemmeno qui a San Giorgio. No, ora sto a Roma, quindi faccio su e giù un casino, quindi comunque sono di qua ma non sto qua, quindi è anche stato difficile appunto tipo tempistiche, come organizzazione, sarà molto difficile. Beh, comunque la tua voglia era quella di organizzarla qui a San Giorgio, sì. Tra i compaesani, quelli che consideri compaesani. Certo. E non so, un commento, come definisci questa tua opera prima? Beh, sicuramente buffa e bizzarra, e mi rispecchia un po', anche perché appunto Shiva Narqua, e il Narqua di Shiva Narqua vuol dire beffardo, e la mia scrittura infatti è un po' in questo modo, quindi è metaforica e simbolica e allude sempre a una realtà comica che fa sempre ridere appunto chi legge. Quindi mettiamo Fabio Ferlazzo che diventa Shiva Narqua per mettersi anche alla prova. E per mettersi a ridere anche. E beh, quindi qua già stiamo dando un anticipo di quel che sarà questa serata, diciamo un po' diversa forse dalle altre presentazioni di questo genere, quindi meno noiosa se vogliamo. Sì, anche un pochettino frizzante, infatti siamo fra noi intimi, quindi si può fare. E beh, allora che dire, Telepatti seguirà questo evento, noi al momento ti salutiamo e vediamo un po' quale sarà il prosieguo appunto di questa serata. Va bene, grazie, ciao. A collaborare con la casa editrice Chimeric abbiamo la professoressa Nunziatina Bartolone, che cura lei direttamente tutta la presentazione di Mariscos Frutti di Mare. Per cui, oltre a salutarle e darle benvenuto, le chiediamo subito qualche commento, qualche anticipo riguardo questa presentazione. Allora, il libro non è di facilissima lettura, nel senso che non possiamo pensare che un piccolo libro lo portiamo al mare e lo leggiamo tutto d'un fiato, perché è un libretto che va meditato, è composto di tre parti molto impegnative, perché dall'aspetto diciamo narrativo si passa poi all'aspetto diaristico, quindi molto più intimo e personale, con cui l'autore propone riflessioni su quello che è il suo viaggio di vita, oltre che il viaggio geografico dalla Sicilia, a Torino, alla Spagna, all'Olanda dove ha lavorato e a Roma dove attualmente vive. Quindi l'aspetto poi più legato alla poesia, che impegna in quanto, come dirò successivamente, è strettamente ermetico, ma non nel senso comune del termine, proprio nel senso dell'orientamento poetico che il libro assume, che i versi acquistano. Di conseguenza dobbiamo ben conoscere la poetica ermetica ungarettiana per poter anche interpretare i versi e personalizzarli di Shiva Narqua. Per cui c'è una selezione da fare di pubblico, di lettori? Forse sì, non è appunto una lettura che si può immediatamente affidare a tutti, è una lettura che è frutto anche di tante altre letture precedenti, perché in esso l'autore trasferisce tutto il suo grande bagaglio culturale. Tra l'altro l'autore è laureato in storia con il massimo dei voti e dietro c'è l'esperienza non soltanto del piacere dello studio, della ricerca, ma è anche il piacere della lettura che ha interiorizzato. Beh, sicuramente la professoressa Nunziatina Bartolone renderà più semplice al lettore interpretare quest'opera prima di Fabio Ferlazzo, Mariscos Frutti di Mare. Noi la ringraziamo e quindi vedremo un po' la presentazione. Sì, grazie. Diamo direttamente la parola a Teresa, che ci leggerà il primo dei racconti di Shiva Narqua. Non ricordava come era arrivato lì, nel cortile dei fiori, nell'ala estrema del giardino del reame. Il silenzio aveva rapito la sua memoria, il vento si era fatto lama di pietra e lo aveva lasciato stuprato nei ricordi, in ginocchio, davanti al salice piangente. Qui l'aria era fresca, portatrice di vita. I glicini color vino si posavano sul mantello di Odino. La matita nera e il sale delle lacrime formavano due solchi sulle guance.
Non ricordava come, ma era arrivato al portale attraverso cui sarebbe uscito dalla storia. Varcata la soglia, non avrebbe più rivisto la sua casa, la sua prigione, lo sguardo sensuale delle damigelle, la crudeltà di Regina, la sua dolce e melanconica esistenza. Ormai c'era, era lì. Incuriosito e frastornato, Odino osservava i bellissimi intagli d'avorio del portale di pietra. Ne aveva sentito parlare da suo padre, una miriade di anni prima, quando lui era ancora menestrello per passione, non per lucro. Alla fine la congiunzione era arrivata. L'aveva aspettata tanti anni, impaziente nel buio della prigione, quando nelle lunghe serate tramutava in pensieri in note. Adesso era lì, era il momento. Quasi gli si crepava il cuore dalla felicità al pensiero di essere finalmente libero. Incredulo, portava le mani agli occhi feriti e, spiando il sole, ne ricorreva la luce tra le dita. Diede un ultimo sguardo a quel regno d'incanto, ormai in fiamme. Il fumo circondava i merli del palazzo e i prati attorno erano un misto di fuliggine e di nera rugiada scintillante come perla, portata dal freddo del mattino. Odino trattenne per un attimo il fiato, poi varcò il portale. Subito non sentì nulla, nulla come il vuoto del tempo, non un profumo che gli ricordasse qualcosa, né una luce. Era morto? No. Al diavolo, lui era un dio, lui era l'eternità. Lo aveva dimenticato. Sorrise tristemente, si sistemò i campanellini dal cappello, strappò una sigarella matura dal ramo di un ibisco, se la mise tra le labbra e l'accese. Sereno, la luce illuminava adesso il mondo, come una lucertola su una pietra si fece scaldare dal sole. Mandorle schiuse da poco, umide di linfa e di umori. Cavallette che danzano, cavallette tra le pale dei fichi d'India. Sciamano le voci dalle radici, sangue che mi bussa di dentro. Non scelsi la purezza di questo, ed il vespro irritato mi rese vanitosa spiga di grano nata per oscillare con il dorso sempre rivolto al sole. Grazie mille, sono Shivan Arqua, a secolo per Razza Fabio, e è molto bello essere qui oggi a casa a fare appunto ciò che sto facendo. Ringrazio tutti, dottoressa Bartolone in primis, Teresa, Daniela Guttò e Kimrick, Proloco San Giorgio, Calogero, grandissimo, e niente, siamo qua. Apposta, eh sì, la prima volta. Allora, prego. Intervengo io. Sì, certo. Bene, io direi di passare così nella fase conclusiva di questa presentazione, che comunque speriamo abbia un seguito, perché è possibile questa sera acquistare in quell'angolo alla mia destra dei libri che eventualmente... Grazie Margherita. E ringraziamo appunto la libreria qui di San Giorgio che si è prestata alla vendita della tua opera prima, ricordiamolo.